Sicuramente il dandy è un uomo che va alla ricerca dell'estetica e quindi tutto quello che è estetica è anche fonte di cultura. Oggi che più che mai l'abito fa il monaco, la seduzione passa attraverso lo sguardo più che ogni altra cosa. L'abito, se portato in un certo modo e comunque con una convinzione e con una sostanza, allora può essere reale e molto più potente di ogni altra cosa. Io ho un'autoseduzione di me stessa quando mi vesto, è un gioco che ho io magari con lo specchio, con il mio sapere che sto indossando qualcosa, soprattutto per la donna la lingerie, è una cosa che, di cui noi donne andiamo matte, ma fondamentalmente pochi la vedono, ma fondamentalmente vogliamo sapere che l'abbiamo e basta, è una cosa così. La scarpa è un accessorio secondo me indispensabile, perché devi uscire con le scarpe, però è indispensabile proprio come scelta secondo me, accurata, non casuale. Lei mi ha rubato le scarpe, a questo punto assolutamente l'orologio e in una donna il profumo, perché il profumo ti ricorda, ti evoca situazioni antiche, quindi una donna la senti passare dal profumo e ti giri, capito? L'olfatto è un modo per riconoscere tante cose, anche da bambino, penso che tutti abbiamo dei ricordi di qualche odore che ci ritorna un momento particolare. Segreto per sedurre, secondo te, più nell'abito o in qualche cos'altro? No, credo che sia un modo di fare, è proprio una dinamica di sottigliezze, diciamo. Mi seduce indubbiamente tutto ciò che concerne il mio lavoro, quindi mi seduce il poter dedicare un piatto a qualcuno e usare la cucina come un atto d'amore.